Quando lì a Ultron per le strade crea confusione, i nostri eroi si uniscono per dargli una lezione. Se qualcuno può fermare Ultron e il suo piano scellerato, questo è il mago dell'elettronica, Tony Stark, con Spider-Man, l'amico fidato. La storia inizia quando Iron Man mostra la sua ultima trovata, un camion dei rifiuti che ripulisce ogni carreggiata. Spider-Man è sorpreso da ciò che fa questo mezzo tecnologico. Separa immondizia, ricicla bottiglie ed è perfino ecologico. Ma poi c'è un fatto inquietante. Ultron sale e si mette al volante. Anche se questo furgone l'hai inventato tu, adesso appartiene a me. Il piano di Ultron è semplice: sporcare la città che gli eroi hanno a cuore, ma i due non ci stanno e partono all'attacco con furore. Faticano a scansare i sacchi e a tener pulito il centro abitato, finché non cadono a terra per l'opera di Ultron, quel maleducato. Il robot credeva di averli seminati non vedendoli dallo specchietto, ma i nostri eroi si celavano per fargli un bello scherzetto. Iron Man solleva le ruote dietro e Spidey blocca quelle davanti, ma Ultron è troppo potente e li ritiene insignificanti. Questa città appartiene a me! Il robot ha forza portentosa e intelligenza che lo sostiene, e gli eroi capiscono che solo un piano astuto potrà funzionare bene. E risolvono il dilemma usando l'intelligenza. Assemblano con la spazzatura un'antenna per l'interferenza. Oh, e profuma di pesca! Sì, è unico. Intanto Ultron esulta mentre devasta il parchetto. Spidey gli dice: vacci piano, furbetto! Non infesterai la mia città! Iron Man attiva l'elettricità e con l'interferenza blocca il robot e la sua intelligenza. E cosa ci va nelle ferite di un cattivone? Una spruzzata di limone. Adesso Iron Man vuol lasciarlo arrugginire, ma Spidey ha un'idea che è una delizia. Lo ricicliamo in un robot raccogli spazzatura!